Benvenuti a TG360, all'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Nello specifico l'accordo prevede che noi faremo degli interventi per ripristinare delle tratte interrotte oggi della rete regionale di Umbria Mobilità e altri interventi invece di potenziamento della linea stessa. Varranno 51 milioni di euro, sono suddivisi in cinque lotti. Interverremo subito sulle tratte interrotte per consentire nel giro di pochi mesi, circa 8 mesi, il ripristino di queste tratte. Poi i lavori complessivi dureranno circa 3 anni, nei quali faremo degli adeguamenti anche sulle tratte tuttora in esercizio. Questo sarà un grosso vantaggio per gli utenti? Sicuramente sì, sono finanziamenti importanti, stiamo parlando di 51 milioni di euro che consentiranno all'intera tratta regionale di tornare ad essere funzionale, di raggiungere livelli di sicurezza elevati e quindi di poter pensare a programmare servizi su questa linea che siano utili ai cittadini dell'Umbria e poi in prospettiva anche a far sì che questo tratto di linea ferroviaria che collega Perugia e Terni con un percorso alternativo rispetto a quello che oggi viene garantito da Rete Ferroviaria Italiana possa servire a creare un'ulteriore magliatura della rete centrale italiana e quindi a tutto vantaggio dei tempi di percorrenza e della quantità di servizio che può essere offerto. Oggi firmiamo un accordo che prevede l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana su fondi messi a disposizione dalla Regione Umbria e per conto di Umbria Mobilità per ripristinare la funzionalità dell'intera tratta. Sono 5 interventi, 3 di questi interventi sono finalizzati a ripristinare il funzionamento su tratte adesso interrotte e altri invece più importanti anche dal punto di vista del contenuto economico per potenziare la linea, quindi velocizzarla e renderla più efficiente anche dal punto di vista della sicurezza complessiva. Gli interventi di ripristino delle tratte interrotte dureranno circa 8 mesi, a partire da qualche giorno da oggi, mentre gli interventi di potenziamento avranno dei tempi un pochino più lunghi perché verranno eseguiti sulle linee in esercizio, quindi soltanto di notte, e dureranno dai 24 ai 36 mesi. E il 100% della rete di RFI oggi ha un sistema di controllo a marcia a treno, mentre solo il 10% delle ferrovie regionali sono in questa situazione. Quindi l'Umbria direi come modello, sì certamente, la rete della ferrovia centrale Umbra è una rete importante, collega tra l'altro 2 città come Perugia e Roma, e l'utilizzo della ferrovia centrale Umbra inserita nella rete ferroviaria nazionale può ridurre in maniera molto significativa i tempi di percorrenza tra Perugia e Roma. Quindi quali potrebbero essere le altre regioni interessate da procedura del sindaco? Direi tutte, se dovessi dire quelle che mi paiono più avanti in questo ragionamento, sicuramente l'Emilia Romagna, la Campania, una parte del Piemonte, il Veneto e tante altre, ma il ragionamento vale un po' per tutti. Poter avere le reti delle ferrovie concesse inserite nella rete ferroviaria nazionale vuol dire poi che entrano nel contratto di programma tra RFI e MIT, quindi dispongono di risorse diverse, rispondono di tecnologie diverse e diventano quindi più utili alla fine per il territorio e per i cittadini. Beh, intanto è un grande investimento di messa in sicurezza, di riqualificazione, di ripristino dei tratti interrotti della ferrovia che va da Città di Castello a Terni e ovviamente significa recuperare attualmente tutte quelle rotture di carico che un pendolare, un passeggero deve fare sull'intera tratta. L'innalzamento poi degli standard di sicurezza agli standard di RFI permetterà anche l'integrazione col sistema ferroviario nazionale, la possibilità di utilizzare la rete anche per i collegamenti da Perugia a Roma. È un cambio di passo sostanziale rispetto alla vecchia ferrovia regionale e soprattutto ci consente di aprire in sicurezza un potenziamento dei servizi che fin qui non è stato possibile, quindi è veramente una pagina nuova per il sistema ferroviario regionale. Nello specifico l'accordo su cosa consiste?
L'accordo, un investimento, prevede di 51 milioni di euro su tutta la tratta Città di Castello Terni, e RFI con le sue competenze tecniche e specialistiche metterà a disposizione, farà da stazione progettuale, da stazione appaltante, da controllore dei lavori, e per la prima volta avremo sulla Ferrovia Centrale Umbra gli standard tipici della rete ferroviaria nazionale. Questo è il primo passo per far sì che la ferrovia torni ad essere una ferrovia di interesse nazionale. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Acquesio, torna puntuale tra un'ora.